Praticamente sarebbe la sirena, infatti è una donna con, cioè la continuazione del vestito praticamente sarebbe un pesce, quindi raffigura una sirena, donna sirena. E stiamo facendo i bordi del disegno con un impasto di terra e acqua. Andiamo a ricoprire tutti gli interni per poi poggiarci sopra i fiori che sono più risaltati. Allora, stiamo facendo in questo momento la sciarpa della ragazza e stiamo mettendo i fiori verdi. Allora, noi stiamo facendo il Palazzo De Florio. Abbiamo deciso di fare questo stile, come infiorata, quindi coloreremo adesso tutto di giallo, mentre poi con il sale colorato di blu ci occuperemo di fare tutto lo sfondo insieme alle finestre. Amici di Onda TV e Bella Sicilia, siamo a Castelbuono e guardate, qui sul corso principale hanno preso il via i lavori per realizzare l'infiorata di Castelbuono. Si lavora tutti insieme, grandi e piccoli, e qui diamo la parola ai piccoli, ma lo facciamo con l'insegnante, con la maestra. Buongiorno, anzi buon pomeriggio, benvenuti a Castelbuono. Allora, noi siamo loro sono le bambine della scuola di ricamo di Castelbuono e oggi abbiamo lasciato l'ago e veniamo qui a decorare il bozzetto dei fiori. E quindi siamo molto felici di essere qui, questa nostra è una nuova esperienza. Loro sono molto elettrizzate e quindi faremo del nostro meglio per metterci in gioco anche in questa occasione. Per ora stiamo facendo tutti i contorni del disegno, così poi nelle parti in cui andranno i fiori mettiamo la segatura che bagnandola mantiene l'acqua e quindi i fiori evitano di seccarsi, mentre nelle altre parti abbiamo colorato del sale, così facciamo anche dei dislivelli tra la parte dei fiori, quindi viene anche più in un certo modo 3D. Allora, noi è da 16 anni che siamo qui presenti all'infiorata. Quest'anno abbiamo portato, noi veramente ogni anno portiamo una cosa che a noi ci riguarda e ci tocca personalmente. Abbiamo scelto un disegno di Villa Igea. Praticamente Villa Igea nasce come un sanatorio ai tempi dei Florio, perché era vicino all'Acqua Santa, periodo di tisi, tubercolosi e via dicendo. C'è una stanza a Villa Igea che è una stanza tutta dipinta. Diciamo che sono tante donne, rappresentano un momento floreale. Lei è una donna che raccoglie dei fiori per fare delle medicine. Da lì poi nasce anche Vincenzo Cervello. Siccome è un tema che noi interessa, portiamo sempre i temi che a noi interessano, come comunità, diciamo, perché la medicina è una cosa che ci tocca. E vediamo anche cosa sta facendo questo gruppo. Intanto il tuo nome? Martina. Martina, tu invece ti chiami? Anna. Qui stiamo realizzando qualcosa di speciale. La nave della Sicilia di Florio. Tu cosa ti occupi nello specifico? Vediamo che hai in mano un Sì, per contenitore. bagnare la terra che serve per fare i contorni del quadro. Ma è la prima volta che partecipi? No, la terza. Tu invece? No, io dall'elementare, cioè quasi tutte le elementari ho fatto sempre l'infiorata e poi dalle medie tutti e 3 anni. Tu Quindi come 8 anni già. ti chiami? Cristina. Cristina, tu di cosa ti occupi in questo momento? Stavo pulendo. Lavoro di squadra, quindi. Sì. Buonasera, siamo in compagnia di Buonasera. Gemma. Gemma. Allora, siete già a buon punto? Sì, dai, non ci possiamo lamentare per ora. Da quanti anni partecipi all'infiorata? No, questa è per noi la prima volta, il primo anno che partecipiamo. Da dove vieni? Da qua? Da... No, io da Cefalù vengo. Cioè, chi sta in ginocchio, chi un pochettino alzato, chi con la schiena abbassata, sì, è faticoso, soprattutto anche per le ore di lavoro che ci sono. Sì, ora sto piazzando i fiori. Uno a uno. Sì, è un lavoraccio. Tu da dove vieni? Da Isnello. In un paese qui vicino, quindi Sì, delle qua Madonie. vicino a 20 minuti di strada. Stai partecipando con i tuoi compagni di scuola? Sì. È la prima volta? Sì, questa sì, è la prima volta. Una bella esperienza? Sì.
divertente. Anche se è faticoso, un pochettino impegnativo. Sì, però stando in compagnia con i compagni è divertente. Marsala Floro appunto è il vino, si parla del vino appunto. Conoscevate già i Florio? I Florio sono stati una famiglia molto importante qua a Castelbuono fin da molti anni, quindi... Tu da dove vieni? Io sono di Castelbuono appunto. Giochi in casa oggi? Sì, sì, esatto. È bello vedere anche tanti tuoi amici partecipare da ogni... Ogni anno per noi qua, diciamo, è una tradizione che si rincorre ogni anno appunto e quindi è bello, tutti insieme lavoriamo per realizzare questi bozzetti.